Continua la collaborazione tra il colosso dell'abbigliamento low cost H&M e un famoso stilista. Questa volta è stato il turno di Marni, marchio di alto profilo e un po' di nicchia, noto per le sue stampe ricercate e i tagli rigorosi, che sono stati riproposti nella collezione studiata per H&M, preceduta da uno spot girato dalla regista premio Oscar Sofia Coppola nei negozi da oggi. Come era stato per le precedenti collaborazioni, Versace, Lanvin, Jimmy Choo, l'appostamento in fila per la conquista di un capo o di un accessorio ha coinvolto le fashion victim fin dalle prime ore dell'alba. Ho reclutato una babysitter dalle 3 di stanotte per partire presto da casa, racconta una. Ho preso ferie al lavoro, adducendo motivi di famiglia, se lo scoprono mi licenziano, racconta un'altra. Alle 9, le serrande del punto vendita di Milano San Babila si sono alzate e i clienti hanno cominciato a prendere d'assalto il negozio, in base al colore del braccialetto che erano riusciti a conquistare. I braccialetti, infatti, avevano un colore differente a seconda dell'orario di arrivo del cliente e la possibilità rigida per tutti di poter rimanere nei camerini solo 10 minuti, acquistando un massimo di 5 capi. Mi vergogno di essere qui a quest'ora, non so neppure cosa ho comprato, forse dei sandali, dice uno stringendo una scatola con il terrore che qualcuno gliela possa portare via. Non mancano ovviamente gli insoddisfatti, arrivati troppo tardi, che se la prendono con le commesse per il crudele sistema di braccialetti, ma si sa, essere fashion victim non è un mestiere per deboli di cuore.